Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dell'intesa sessuale, da cosa è determinata. Allora, intanto ci sono alcuni parametri da tenere sotto controllo per capire se c'è intesa sessuale o meno. Diciamo subito che l'intesa sessuale è un'alchimia strana, per cui alle volte può succedere che persone che abbiano successo, ad esempio, con altre di sesso opposto, poi se ne ritorna qualcuna con la quale questo successo non viene riproposto, perché non si è riusciti a creare quell'alchimia. Diciamo che questa alchimia sessuale non è frutto di un ragionamento, di un mettersi lì a tavolino e dire a me piace questo, a me piace quello, perché è comunque frutto dell'istinto. Ognuno di noi manifesta la sua sessualità in funzione del suo istinto, cioè non è il parametro logico-razionale che determina il tipo di modalità sessuale, ma sono degli istinti primordiali. Diciamo subito che il sesso è governato da una parte che è la parte, potremmo dire, rettiliana del nostro cervello, la parte più primitiva, quella che sottende alla riproduzione fondamentalmente. Ovviamente a questa parte si aggiunge anche la sfera emotiva, perché se non c'è coinvolgimento emotivo, difficilmente ci può essere una buona intesa sessuale. Potrebbe esserci, diciamo, ma in ogni caso non riesce a raggiungere i livelli di quando è presente anche un coinvolgimento emotivo, di quando è presente anche un sentimento. Questo è, diciamo, in linea generale quello che si può dire sull'intesa sessuale. Poi certo che ci sono alcuni parametri da tenere sotto controllo che si differenziano da persona a persona. Uno di questi parametri, ad esempio, è la durata. Qua ci sono molti uomini che pensano che più durano, più hanno successo, più riescono a dare piacere. Beh, non è sempre così, perché alcune statistiche affermano, e qua mi piacerebbe proprio sentire i commenti delle donne di YouTube, se hanno voglia di commentare questo punto, alcune statistiche affermano che ci sono delle donne che invece preferiscono, diciamo, alla durata i rapporti veloci, perché dopo un po' di tempo iniziano a provare fastidio, cioè per un po' il rapporto dà piacere, ma superato un certo tempo questo piacere si tramuta in fastidio. Per cui il maschio che crede che andando avanti, prolungando il rapporto, cercando di dare più stimolazioni, può dare più piacere, in questi casi ad esempio invece dà meno piacere e viene considerata, potremmo dire, una performance scadente. Questo ovviamente non è generalizzato, e qua infatti mi piacerebbe sentire i commenti delle donne di YouTube, come loro vivono, diciamo, questo parametro della durata, perché ci sono sicuramente situazioni in cui invece le donne si lamentano esattamente della cosa opposta, cioè si lamentano che gli uomini sono troppo frettolosi, che, diciamo, dedicano troppo poco tempo ai preliminari e troppo poco tempo alla penetrazione vera e propria. E queste donne, cioè una parte di donne, si lamenta appunto di questo, altre si lamentano esattamente del contrario, si lamentano che il rapporto dura troppo, che ci sono problemi, diciamo, quando la prestazione va oltre un certo tempo. È importante capire la sintonia, il parametro non è un valore assoluto, cioè c'è sintonia quando i tempi sono complementari, quando l'offerta, diciamo, e la domanda trovano, diciamo, corrispondenza. E poi ci sono anche le diverse pratiche, cioè c'è intesa sessuale quando, ad esempio, la persona che si presenta come più dominante, ad esempio a livello di posizioni, a livello di atteggiamento, incontra una che invece predilige l'essere dominata, perché ovviamente due persone entrambe dominanti non riescono ad avere una buona intesa, un po' come dire due dittatori, certo potranno andare d'accordo per un periodo breve, ma poi sicuramente avranno dei disaccordi proprio perché entrambi sono dittatori. Allo stesso modo, se si presentano, se due persone hanno la tendenza, diciamo, la predilezione, la fantasia dell'essere dominati, entrambi,
non è che possono, diciamo, entrambi essere dominati, ci va un dominante, quindi dominato e dominante devono incontrarsi. Poi ci sono, diciamo, vari tipi anche di prestazioni, ad esempio dal punto di vista femminile ci sono delle donne che provano piacere, ad esempio, nel dare sesso orale, altre che invece assolutamente non vogliono mettere in atto questa pratica perché la ritengono un po' come umiliante, la ritengono come degradante, per cui evitano accuratamente di dare sesso orale ad un uomo, perché proprio questo non gli piace. E a volte, diciamo, anche la cosa reciproca non è detto che sia sempre gradita. Alcuni uomini magari non hanno piacere nel dare sesso orale ad una donna, ma ci sono anche donne che invece non gradiscono ricevere sesso orale perché lo ritengono poco gratificante da un punto di vista sessuale. Ecco che, ad esempio, se gli incastri non avvengono nel modo giusto, ci sono sempre delle difficoltà e queste difficoltà possono, da un certo punto di vista, compromettere poi il buon funzionamento di un rapporto d'amore, perché comunque la sessualità è un qualcosa che determina, diciamo, il buon funzionamento. Cioè, ci sono persone che, ad esempio, anche come frequenza, hanno, diciamo, il desiderio di avere una frequenza scarsa nel tempo, cioè hanno poche esigenze di natura sessuale, tendono a vivere la libido, magari in alcune situazioni hanno dei picchi, però generalmente hanno un livello di libido basso, per cui avere a che fare con un partner che ha esigenze, diciamo, di frequenza molto diverse, in più o in meno, determina una scarsa intesa da un punto di vista erotico, da un punto di vista sessuale. Ecco qui che anche in questi casi trovare una conciliazione richiede comunque, diciamo, intanto una volontà, la volontà di capire che cosa l'altro piace e di cercare di soddisfarlo. Ovviamente nel cercare di soddisfare cosa l'altro piace non dobbiamo perdere di vista che cosa piace a noi, altrimenti, diciamo, certo, magari riusciremo ad appagare l'altro, ma non saremo appagati noi, per cui l'intesa invece prevede un appagamento reciproco. È importante, diciamo, una comunicazione comunque nella coppia. Normalmente questa comunicazione dovrebbe avvenire a livello non verbale, cioè non è uno che deve mettersi lì a tavolina, ma mi piace questo, quest'altro, fatto in questo modo, in quell'altro modo. Certo che talvolta, diciamo, un aiutino da un punto di vista verbale può essere utile, soprattutto quando magari le modalità sono completamente diverse. È anche, ad esempio, interessante il bacio. Ci si può baciare in diversi modi. Ci sono persone che prediligono il classico French kiss con la lingua, diciamo così, che entra in modo penetrante, diciamo, all'interno della bocca dell'altra persona, e altre persone che invece ritengono questa un'invasione, ritengono questo, un fastidio. E prediligono, ad esempio, baci molto più superficiali, cioè basati su un contatto delle labbra, ma con un scarso contatto della lingua, perché, come dire, avere una lingua che si muova all'interno della bocca è ritenuto fastidioso. Non lo fanno e non vogliono riceverlo. Anche il bacio è fondamentale per, diciamo, creare una buona intesa sessuale. Quindi non esiste, diciamo così, una regola generale per cui, come dire, esistono dei tempi standard, delle pratiche standard o delle modalità standard. Ci sono persone che alcune cose le rifiutano, ad esempio, le rifiutano, non vogliono metterle in atto, gli danno fastidio e non vogliono né farle né ricevere, come negli esempi che facevo prima. Quindi la capacità di creare intesa sessuale è, come dire, come la capacità di comunicare fondamentalmente, solo che non si comunica attraverso la parola, ma si comunica attraverso il proprio corpo. E anche qua, diciamo, ci sono altri parametri, ad esempio i parametri affettivi. I parametri affettivi sono fondamentali. Ci sono delle persone che prediligono, ad esempio, le coccole, e quindi un coccolarsi, uno sfioramento, un giocare, ma la penetrazione vera e propria viene vista, diciamo,
in modo non tanto soddisfacente, mentre altre, esattamente al contrario, si stufano, diciamo, delle coccole e vogliono un qualcosa di più brutale, diciamo così, un qualcosa di più immediato, di più diretto. È interessante, diciamo, capire ciò che l'altra persona desidera e capire se siamo in grado di soddisfare poi queste esigenze. Certo che se il soddisfacimento, cioè se domanda ed offerta avvengono in modo naturale, istintivo, tutto funziona per il meglio, almeno da questo punto di vista. Se non c'è questa intesa, bisogna vedere se c'è la volontà di creare l'intesa. Tutto è possibile, diciamo che si tratta di un linguaggio fondamentalmente. Io sono madrelingua italiano e parlo bene l'italiano. Se incontro un'altra persona che non spiaccica una parola di italiano, starà a me capire se magari quello parla solo francese, se vale la pena imparare il francese, o se mi sforzo a imparare il francese e quanto sarò in grado. Certo è che ci dovrebbe anche essere una reciprocità dall'altra parte di cercare di imparare l'italiano. Questo può avvenire soltanto se c'è un sentimento alla base, cioè un sentimento alla base può spingere al desiderio così di trovare anche un'affinità qualora non ci fosse in modo istintivo, in modo naturale. Non è detto che sempre possa riuscire, però se ci si prova, magari qualche risultato in più, qualche miglioramento in più, si può sicuramente ottenere. Però sono graditi i commenti, diciamo, da parte delle donne o anche degli uomini che seguono il canale per capire cosa pensano loro di questo, per capire secondo voi, diciamo, da cosa è determinata l'intesa sessuale e se si può creare avendo la volontà di farlo fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!